Ecco, siamo qua al parco della stazione San Giovanni. Lei sta compilando dei moduli in cui cosa scrive? Il nome e cognome dei nuovi arrivi? Dei nuovi arrivi, sesso, età, quante volte sono stati respinti dalla Svizzera, quale potrebbe o vorrebbe essere la loro destinazione finale. E qualora fosse la Svizzera, chiedere notizie dai parenti, farsi dare il numero di telefono e la città in cui vivono. Sta ricostruendo un po' alcune situazioni. Allora, io personalmente no, perché io sono italiana. Però questi dati si preoccupa la deputata svizzera. Quale deputata svizzera? Lisa Bosi. Ecco. Quindi lei lavora, scusi, adesso attualmente qua per conto di un'associazione? Como Senza Frontiere. Ok, dopo questi dati lei li girerà alla deputata. La deputata fa il controllo. Quindi può anche essere che grazie a questo lavoro che state facendo qualcuno di loro si ricongiungerà con i parenti in Svizzera. È già successo. Sì? È già successo, specialmente da qui, da San Giovanni? In quanti casi più o meno gli viene in mente qualche caso? Di preciso non posso dire il numero in questo momento, perché non abbiamo poi tante notizie di quelli che vanno in là. E lei quanti ne ha censiti finora di nuovi arrivi? Più o meno ogni modulo quanti? Ogni modulo 17. E quanti ne avrà? Quanti ne avrà compilati? Beh, si parla comunque di decine o centinaia? Ma può darsi che forse centinaia o ancora non ci sono. Da quanto tempo fa questo lavoro qua? Da quando sono arrivati? 10 minuti. Ah, ok, quindi è un lento lavoro, anche perché è difficile parlare con loro, no? Immagino. È molto difficile perché pochi parlano inglese, e poi pochi che parlano inglese ce li teniamo stretti, soltanto che non possiamo pretendere che ci siano sempre alle coste. Sono più minori o più maggiorenni? Buon lavoro allora, grazie.